2 novembre 2007 viene trovato il corpo senza vita di Meredith Kercher nel suo appartamento, nella sua camera da letto, in via della Pergola a Perugia. Assolve entrambi gli imputati dai reati loro ascritti ai capi A, B, C e D. A 10 anni da questo caso rimangono ancora molte zone d'ombra, soprattutto sotto il punto di vista giudiziario. Condannato Rudy Guédé in concorso con ignoti. Sono stati invece assolti Amanda Knox e Raffaele Sollecito dopo 5 gradi di giudizio e una serie di sentenze rocambolesche. A 10 anni da questo omicidio rimangono ancora molte zone d'ombra, anche se la giustizia italiana ha archiviato senza individuare i complici dell'assassino.